Ma contemporaneamente anche da un imbarazzo professionale nel doverci inserire in un giornale con questa notizia eccezionale. Il Papa è stato trovato morto stamane e presumibilmente la morte del Sommo Pontefice Papa Paolo Giovanni I è avvenuta alle 23 del 28 settembre, cioè di questa notte, per infarto. Perché? Manco il tempo di essere lei. Perché? Perché quello già mi piaceva a me. Ma... Mi spiace se torno tra un po'. Io veramente avrei finito. Già finito. Sento, me la farebbe un'altra passata. Sono un po' preoccupato. Preoccupato? Per la vernice. Non vorrei si attaccasse lo smog. Sa, tante volte. Grazie! Visto? Come stieni dal cielo? E mo me la dà un'altra passata. Scusa. Cercavo il parroco. Eccomi. Don Luigi. Buongiorno, Aldo Chimenti. Chimenti come il cardinale? Nipote sono. Senta, vorrei fare del volontariato. Non mi sembra il tipo da buttarsi nelle macerie. Io sono un buon cattolico, veda che al paese, giù, parrocchia, sempre dato una mano. E poi non vedo macerie qua intorno. Don Luigi. Tenga un attimo, guarda. Ragazzi, senza offesa, eh? No. Gesù Cristo più o meno occhi e croce, che misure aveva? Gesù Cristo? Gesù Cristo era un uomo medio, un uomo né basso né alto, né grasso né magro, un uomo qualunque. Adagi la testa che qua. Datemi una lacrima per piangere, le ho versate tutte, ora non ne ho più. Oh, datemi una voce per gridare ancora, che è stata colpa mia se lei è andata via. Sappia dire che ritornerà. Oh, datemi degli occhi per vederla ancora, per dare l'ultimo addio a chi non so scordare.
E io stavo tanto bene, beh. Poi Maria è stata trasferita a Torino. E io che dovevo fare? Ho messo baracca e burattini nella fassuda e sono venuto qua. Bari Torino, 12 ore, secche secche. Cassello, cassello. 145 km all'ora, modestamente io la macchina la so tirare. A Bari lavorare. Facevo attività sociale negli oratori, l'Azione Cattolica, la sfortunata campagna contro il divorzio e qualche comizio per la DC. E pur più giù di Bari. Tant'è che Marisa l'ho conosciuta a Catania. Fidanzamento breve. E a seguire un bel matrimonio celebrato da mio zio Salvatore. Però Marisa mi sta cambiando. Mo si è fissata con quell'ampascione di Mark. Poliziotto come lei, eh? Ma del cinema, Tommy. Tutti i proiettili sono importanti, ma solo uno può salvarti la vita. Ora sei pronta. Chi sei? Chi deve essere? Aldo, tuo marito! È il nemico interno. Spara! Ma tutto questo sicuramente fa parte di un disegno divino. Mio zio, che è uno che se ne intende, mi ha trovato lavoro in una ditta di elettrocomponenti. Oh, un mondo in piena espansione, eh? Ora iniziamo un serio dibattito. Dobbiamo difenderci da questo ispettore. Dobbiamo difenderci dalla direzione. Dobbiamo difenderci da licenziamenti a tappeto. Accidenti, lo partecipa. Rigori, quello sta in una botte di ferro. Dobbiamo difenderci dalla strategia del terrore. Senza che noi veniamo interpellati. Dobbiamo iniziare a lottare. Ma come lottiamo? Se noi non ci rappresenta nessuno. Dobbiamo inventarci qualche cosa. Non lo so. Chimenti. Perché non vai tu a parlare con l'ispettore? Io. Tu sei l'unico a non temere nulla dal Doberman. Facciamo come gli operai. E che gli dico? Vabbè, va. E lavoriamo in stretto collegamento con i lavoratori tutta l'attività sindacale della mamma. In effetti ci sono dei licenziamenti in vista. Ma non è un problema mio. Io sono ragioniere capo. E mo, sto veramente in braccio a Cristo. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Non avrò paura, sai se non è vero. Questa la so. E allora scenda che bisogna spingere. Non ce la faccio. La macchina. Che si è fatta la macchina, onestamente? Onestamente. C'è un fanale per terra. Qua è un po' incassato. Là ci sono dei graffi. Vabbè, ma se scende lo vede da sé. Era questo che bloccava. Arrivederci. Come arrivederci? I danni? Elena? Elena! E i danni, scusi. Senta, adesso non posso, che c'è mia moglie. È scomparsa. Elena! Beh, ho capito, ma almeno le generalità, scusi. Elena! Desidero partecipare a Portobello, dove esporrò un progetto su come far sparire la nebbia nella Valle Padana per sempre. Col suo permesso? La prego. Io propongo di spianare il passo del Turchino. Mi scusi, che cosa intende per spianare il passo del Turchino? Abbassarlo sino al livello del mare, senza tutte quelle curve. Mi perdoni, lei tanto mi assomiglia al colonnello Bernac in questo momento in un modo terribile. Mi scusi. Speriamo che non mi veda, altrimenti... Ma per quale devi mettere qua? E chi dovevo mettere, te? Con la faccia che ti ritrovi? Che ti ha la faccia mica non va? Vabbè, ho capito, vuoi litigare? Io? No. Ma perché? Paragoni la tua faccia con quella di Mark?
Stasera è più strano del solito. Forse ha visto una donna. Annusalo. Torchialo. Aldo, è successo qualcosa? Non voglio parlare. Insisti. Insisto. Anche. Ma almeno la targa la potevi prendere, no? È scappato, cerca la moglie. Vabbè, dai. Hai visto? Ci sono delle cose peggiori dello smog. Reparto operativo. Sì, te la passo, te la passo. È per te. Aldo, t'ho detto mille volte di non passare dal 113. Via Arquata al civico 34. Il numero di telefono è intestato a un certo Biagio Ivaldi, ivi residente. E ma vai a vedere se questo Ivaldi è la stessa persona con cui hai fatto l'incidente. Arrivo. Sono qua. Ma chi è? Vado. Meno male che è la stessa persona. No, guardi, io non sono più la stessa persona. Permesso? Beh. Sarei venuto per questa. Quello che ho speso per far aggiustare la macchina. La ricevuta. Chimenti? Aldo Chimenti. Ma Chimenti come... Come cardinale. Quale cardinale? No, io dicevo il calciatore, Vito Chimenti. Dai, il centravanti del Palermo. 16 gol in 32 partite in Serie B l'anno scorso. Un grande. Sottovalutato, ma un grande. No, mi spiace, non è mio parente. Eh già. E lo sapevo che non poteva essere parente un calciatore uno come lei. La faccia troppo comune, eh? Uno come lei che ha la faccia di venirmi a chiedere dei soldi dopo avermi rovinato la vita. Vai! Oddio, che ci sente male. Sì. Sì che mi sento male. Mi sento male da quando lei ci è venuta addosso con la macchina. È da allora che Elena non è più tornata. No. Senta, ma... La mano. Scusi. Senta, ma ha provato, ha telefonato agli ospedali? Sì, sì, sì. 113? Al 113? Ma lasci perdere, per favore, che sono cose delicate. I lampeggianti, le divise, solo pensarci... Aia. A chi lo dice? Posso fare qualcosa? Chimenti, hai già fatto abbastanza, eh? Hai rovinato una coppia felice. Ma non dica così, che... Così, che mi fa sentire in colpa. Ma la colpa è tua. Mi spiace. Scusi. Vuoi un tiro? Sei di Torino? Oh, come ti chiami? Diciamo che ti chiami Ariel, che vieni da Urano. Devo ancora capire come hai fatto a non farti dare i soldi da quello là. Te l'ho detto. Quello è un uomo che sta vivendo un dramma. Ma è grande quanto il mio che t'ho sposato. Dove stai andando? A fare le prove col coro. Stasera c'è la cena dal questore. E allora? Ehi, come allora? Evita di essere te stesso per una volta. Vabbè.
Canta col coro, che passatempo virile. Una volta non era così. È come se dopo il matrimonio si fosse spento. È per questo che nei film non mi sposo mai. John Lennon e Paul McCartney non ridevano quando suonava Ringo Starr? Perché sapevano che c'è un disegno divino quando due o più persone si uniscono e creano qualcosa di bello. Pensate a un matrimonio, a una famiglia felice, ma anche ai Beatles, ai Rolling Stones, persino ai Temptations. Non spetta all'uomo dividere ciò che Dio ha unito. Ed ora ognuno di noi faccia un proposito insieme a Dio. Luca, tu avrai un impegno? Aiutare un amico a cantare nel coro. Sara, il tuo proposito? Di unire alle altre la voce più lenta. Riprendiamo a pagina 27, canto simbolo 77. Ah. Otto. Sì, Aldo? Il mio impegno è quello di aiutare Biagio a ritrovare Elena. Solo questo? Come impegno. Come impegno? Oh, tu. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Non c'è nessuno. Eh no, perché ho proprio bisogno di vederlo. Sapesse io. Sono 2 mesi che mi deve il condominio. Ma queste sono per la moglie, caso mai tornasse. Si levi. Se secondo lei quando posso trovarlo? Ah, non lo so. Senta, lo può trovare tutte le domeniche allo stadio, il Balengo. Floppio, noi siamo sempre stati amici. Oh, oh, Floppio, Floppio, guardami negli occhi. Ecco, adesso dimmi che la mia parola non vale niente. La tua parola? Non vale niente, scappò. Era fammi vedere la parte di Santa Pace. Poi ne facciamo niente. Andiamo in casa. Falle. Senta, se per la partita si sbrighi che sta cominciando. No, non è per la partita. Senta, se per la macchina, guardi. No, non è per la macchina, no. E allora che vuole? Se Scapuma. Preferisci che la chiamo Ivaldo Scapuma? Senta, arrivi al sodo, eh? Io voglio aiutarla a ritrovare sua moglie, Elena. Sta tutto nel disegno divino. Oh, no, non dica niente, non dica niente, non dica niente. Non dica niente. C'è Scapuma? Allora, eliminiamo l'eventuale rapporto extraconiugale. O no? Viaggio, io devo essere indiscreto. Io direi invadente, eh? Ho un'idea, telefoniamo ai suoi. Sono lontani. Gettone più, gettone meno. Lontanissimi. E chiamiamo da casa mia. Chi menti? Sono morti. Mi spiace. Condoglia. È la vita.
Avete visto in giro Caimano? Ma come? Noi dobbiamo cercare tua moglie e tu quavi. Perché? Guarda che questo è un circolo intitolato al grande poeta Gigi Meroni. Poeta. A me mi pare più un circolo ricreativo che un circolo di poeti. Ma tu che capisci di poesia? Io non capirò di poesia, ma qua vedo solo calcio. Perché? Capisci qualcosa di calcio? No. E allora come fai a giudicare? Guarda che il calcio è anche un modo per dimenticare le tragedie, eh? E se tu non hai bisogno di calcio, la tua è una vita felice. Oh, giusto te cercavo. E lui chi è? Aldo Chimenti, un amico tuo. Caimano, il mio unico amico. Sir Caimano, andiamo al covo, va? E ce l'ho fin giro che ci cerca. Oh, oh, oh! Che è mo sto covo? Ma lei ce l'ha un lavoro? Certamente. Ah. Ragioniere capo alla Maltone. E non è che la stanno aspettando? No, oggi è domenica. Posso dedicarle tutta la giornata. Beh! Si va? Si va, si va. Quello nella macchina tua? Sì. Era. Adesso come ci andiamo al deposito? Chimenti? Ma tu ce l'hai la macchina? Bitte. Schneider. Schneider, Nummer 30. Guten Tag, Madame. Ihr Name? Madame, haben Sie Probleme? Haben Sie etwas vergessen? Ah, ich habe verstanden. Aus Deutschland. Mi dispiace, non parlo la sua lingua. Certo che Torino è proprio una città amara. C'ho sonno. Vado al deposito. Chiama così casa sua. Caimano dorme là. Bello, eh? Niente traffico, niente inquinamento. Mamma, tu come ti ritiri a casa? Eh? A casa? A casa per ora non ci torno. E se tua moglie ti aspetta? Elena non so se mi aspetta, ma Lofio mi aspetta di sicuro per farmi il culo. Scusa, chi è Lofio? Quel ciccione che mi ha fatto spaccare la macchina. Ah, e qui quel proprio con te ce l'aveva. Eh già, non è che stavano fracassando una macchina a caso, eh? Gli devo ancora i soldi dell'ultima scommessa. Tu scommetti? Sì, scommesse clandestine. Perché ti interessa la cosa? Interessa la cosa. Vuoi dire che sono stato tutto il giorno con un delinquente? Ma tu vedi a questo, vedi. Mi trascina nel torbido, a me, Aldo Chimenti, un uomo di un rigore morale, tale da essere nipote un cardinale. Mi spiace per Don Luigi, mi spiace. E chi è Don Luigi? È un boss delle tue parti. Non mi tocca la religione, non mi tocca la religione. Sai che ti dico? Quella tua moglie ha fatto bene a lasciare. Lontano da uno come te. Vergogna! Vergogna! L'indagine delicata con la vecchia seguendo il messaggio. Lo so. Ma più vado avanti più mi rendo conto che sono sulla strada giusta. Ah, stia attento, stia attento. In questi casi si rischia solo di sollevare un gran polverone. Domenica porto mia moglie allo stadio. Cerchiamo di non offrire spettacolo. Si muova con agilità ma anche con eleganza. Ecco, prenda ad esempio Claudio Sala. Ciao. Ce l'ho presente. Sera, perdonate il ritardo. Mio marito,
questore Creverio. Piacere. E il commissario capo Beruato. Piacere. Buonasera. Aldo Chimenti, ragioniere capo. Bene. Bene, sei contento? Hai visto che hai fatto? Che ho fatto, mamma? Ah, c'ero quasi, Aldo. Ero riuscito a capire forse qualcosa su un'indagine che loro cercano di tenere segretissima. Ma sì, Aldo, che cosa vuoi saperne tu di carriera? Guarda come ti stai ingozzando con la torta, sei appena arrivato. E vi siete fregati tutto qua. Forse se arrivavi prima a mangiare, no? Ma dove sei stato? Lasciamo perdere. Senti, Aldo, lo sai che mi insospettisco quando tu sei così aggressivo e stringente. E qua? Adesso, Aldo, dove sei stato? Ivano, viaggio Ivano. Quello dell'incidente. Come l'incidente? Dovevo fare una cosa allo stadio per conto di uno. Di chi? Uno in alto. Uno della Maltone. Qui in alto. È una cosa del coro, non puoi capire. Eh sì, io non posso capire. Io solo una cosa non posso capire. Che cosa c'avevo quel giorno nella testa il giorno che mi sono innamorata di te? Sorridi. Allora, signora, ricominciamo. Il suo nome. Ma dai, che le avevo detto? Non si può chiamare con il nome di un detersivo. Le ho detto di stare zitto, lasci fare a me. La signora è in evidente stato di shock, cerchiamo di non peggiorare la situazione. Da dove vieni? Mi hanno detto da Urano. Non fa provincia. Ricorda come si è procurata questo livido? A me sembrava una voglia. Veramente non ricordo nulla. Dovrei. Ti ammirai. Parlasti dell'inviolabilità del vincolo matrimoniale. Arrivavi dritto al cuore della gente. Pensavo, ma guarda che bell'uomo, guarda come parla bene. Chissà chi è. E l'ho saputo troppo tardi chi eri veramente. Il nipote del cardinale. C'entra il cardinale, ma... E quello c'entra sempre. Aldo, ti sei lasciato andare, ti sei adagiato. Ti sei dimenticato le tue ambizioni, i nostri sogni. Mi hai illusa, Aldo. Pensavo fossi uno che voleva emergere. Non credo di aver mai usato la parola emergere. Certo, perché non conosci bene l'italiano. Vuoi che ti aiuti? Aldo, ti sei lasciato andare, ti sei adagiato. Basta! Basta. Chiediamo nepotismo per tutti. Quindi io dico che se siamo tutti figli di Dio, siamo pure tutti nipoti a mio zio. Dominici, Placidi, Ferrini. Si era dimenticato di inviare la lettera di licenziamento. Mi spiace, mi spiace. Portatelo via. Ma dove mi portate? Non stavo facendo niente di male, stavo solo. Ah, Chimenti. Ho il fascicolo su quel certo Biagio Ivaldi. Guarda un po' di chi stiamo parlando. Allora, Biagio Ivaldi detto Scapuma. Si faceva chiamare così dai suoi compagni quando militava in politica. Scapuma. Evidentemente non era un cuor di leone. Quando si sentiva in pericolo, scappava. Ah, scappava. Ha militato a sinistra, ovviamente. Prima la FIGC, poi il tesseramento al Partito Comunista.
Per il partito ha fatto qualsiasi cosa senza risparmiarsi. Ha montato mensola, ha cambiato lampadina, ha venduto carne alla griglia alle feste dell'unità e ha pure riparato le insegne delle sezioni di tutta Torino. Oh, ha seguito per 10 anni i gruppi di lettura del Capitale, tutti i venerdì. Poi, durante un viaggio in Unione Sovietica, ha conosciuto un'archeologa tedesca, è esperta in arte egizia e se l'è portata a Torino. Ciao Giovanni, ci vediamo fra 15 giorni. Arrivederci, dottoressa. Una firma, signora. No, all'aborto, signora. Io, signora, li aiuto a distribuirli. Grazie. Si sospetta che la ragazza continui a frequentare compagnie eversive. Vogliamo un nuovo referendum. Signora, ci lasci una... Ma non potresti dimenticare le tue lotte per una volta? No, perché sarebbe come dimenticare chi sono o chi sei tu. Ma nel 75, tutto a un tratto, Vivaldi lascia il lavoro, abbandona il sindacato e non rinnova la tessera al partito. La sua presenza a casa diventa quindi discontinua e da fonti sicure sappiamo che attualmente Livaldi passa spesso intere nottate fuori casa con un tale Caimano. E sempre secondo la nostra fonte questo Caimano è uno che fa finta di essere scemo, ma quando vuole ci capisce benissimo. All'interno? Ehi Caimano, scommetto che questo non lo riconosci. Non puoi azzeccarci sempre. E636, seconda serie. Controlla un po'. Seconda serie. So che non lo come fai? Lui c'ha un dono. Io c'ho culo. Segna. Spesso i due si rifugiano da qualche parte. E dove? Ma è un posto segreto. Il Caimano lo chiama deposito e Livaldi lo chiama covo. Come covo? Lo so, linguaggio molto colorito, anzi direi esplicativo. Come del resto esplicativa mi sembra tutta la vita di quest'uomo. Prima la sinistra, poi l'ombra. La scelta classica di uno che sembra uno qualunque. Come uno qualunque? Sì, ma che in realtà potrebbe essere universivo. Uno passato alla lotta armata. Qua parliamo di PR, prima linea, PAC. PAC? Proletari armati per il comunismo. Nato quest'anno, è un nuovo e in cerca di nuovi adepti. Aldo, noi dobbiamo parlare di eversione e lotta armata. Banana, fragola, limone, arcobaleno, zabaione, crema gel al tutti frutti, stracciatella col biscotto, palla in coppa con zucchetto, fior di latte clandestino, un bel cono col pistacchio, giù vanilla e torroncino, papà ed è flagrante con nocciola latitante, verde menta alla granita, al caffè non è finita, pesca al bicocca, ananate, tuffo amaro, brocchi acciato, colorato il mio gelato. Sono 1800 lire. Sono 1350. Lui prende una sola portata. Può essere eccezionale. Siete studenti? Sì, del terrore. Ricorso. Un po' tanto, eh? Storia e che studiate? Lui studia scienze dell'alimentazione e io studio lui. E l'avrebbero bocciate. Non parliamo poi di sesso, anche se per me è lo stesso. Ora però non sta arrabbiare, si può ancora ricominciare. Era un puro esperimento, un gioco, un divertimento. Banana, fragola, limone, arcobaleno, zabaione, crema gel al tutti frutti, stracciatella col biscotto, panna in cotta, cannellotto, fior di latte, il clandestino, un bel cono con pistacchio, giù vanilla, torroncino, papà è flagrante con nocciola, latitante, verde menta, la granita, al caffè non è finita, pera, albicocca, ananate, dolce bocca, tupo amaro, l'ho ghiacciato colorato. Buongiorno. Dottore? Una semplice indigestione. Posso vederlo? È meglio che torni domani, adesso gli facciamo una lavanda gastrica, lo mettiamo a letto con una flebo e domani sarà come nuovo. Nuovo? Beh, sempre lo stesso, spero. Diciamo rinnovato. Stia tranquillo, arrivederci, eh. Grazie, dottore, arrivederci. Nonna papera! Nonna papera, troppi dolci! Ma questo dove va? Non lo sai, alla neuro. Hey, Mr. Run, and a life is so much fun. Hey, Mr. Run, in the end you got it done. I was walking down a street that everybody needs. Like a mellow sound, someone's playing around. Got time right on my way to confess.
festa, bravo, sì, sa bravo. Dove lo porti? All'Aneuro, crede di vivere a Paperopoli. Beato lui, ha avuto solo un'indigestione, riportalo qui a voi. Ha fatto un elenco delle strade più sicure, quelle che ci puoi camminare anche di notte. Ma va, e quali sarebbero? Tutte quelle dove non ci abitano dirigenti Fiat, giornalisti della stampa e sindacalisti. Ha delle conoscenze molto in alto lui. Me la fai, una fotocopia. Su questa pietra, Pietro, costruirà la mia chiesa. Che c'entri tu col Vangelo? Pensavo di farmi redimere da te. Con quella faccia. Dopo la redenzione sarà diversa. Ma tu che ci fai sulle scale? Per il mondo esterno, licenziato? Segnale da un comignolo, la fumata. L'hanno chiamato esubero, eh? Delirio di onnipotenza. A me. Ma come lo dico, Marisa? Già quella pensa che faccia il terrorismo. Tu? Con quella faccia. Dici che i terroristi hanno faccia nonne. Fate vedere un po'. Sapessi che cosa fanno quelli che hanno una faccia qualsiasi. E a John, che fanno? Fanno. Fanno le rivoluzioni. Fanno le lotte, fanno la storia. A volte fanno anche i miracoli. Quello che ci vorrebbe a me. Un miracolo. Forse è vicino a te un santo e non lo sai. Vabbè che vuoi redimerti, ma già santo. Io? No! Io pensavo di più a tuo zio. Una grande figura morale, eh? Una figura eccezionale. Una grande carta da giocare. E mo ci provo, tanto. E bravo a Biagio. Spingi proprio il ragionamento tu, eh? Ah, hai saputo. Mi fa piacere. No, nel senso che proprio questo ho chiamato. Aldo, fatti dire delle lezioni. Le lezioni. Non sapesse era possibile riavere il lavoro. Fallo per la parentela. E metti una buona parola. Aldo, la fumata. Che fumata? La fumata di oggi. No, non è la fumata che pensi tu, no. Ma non mi drogo. Ma no. E non ti arrabbiare, mo. Vedi che lì era un peccato. Non mi drogo più. Sono uscito dal tunnel, va bene? Aldo, fatti vedere. Sei pesante. Ci tengo. Scusa. Curiosità. Per sapere. Ma la prossima fumata, che dici? Bianca? Bianca, il prossimo papa è l'argentino. Sono sicuro. Aldo. Vedi che stai in televisione! Ti fanno il filmino! Sì! Ah, scusa. Ah, tieni fretta. No. Vabbè, grazie. Ciao. Biagio, pure tu. Il Papa è importante. Io pure sono cattolico, però mo... 3.5. 4, va. Questa è piazzata sicura. No, stavo un po' alterato. No. Che è pure sul Papa se scommette, mo. Fumata bianca. Oh, se vuoi puoi partecipare anche tu, eh? Tanto che cosa perdi? Se lasciamo perdere. Perché? Te l'ho spiegato, Biagio. È peccato. Ancora ci credi? È ora di cambiare vita, Aldo. La migliore. Divento delinquente. Ma fai i soldi. I soldi cambiano la vita, solo i soldi. Pensa che se facciamo un po' di soldi, rischio di mettere la testa a posto anch'io. Giuro.
chi lo vuole essere intestato? Finito in fumo. Oh, ed è nerissimo. Che faccio? Senza lavoro, senza soldi. E la cosa più grave è che non ho detto niente a Marisa. Io il disegno divino mica lo vedo qua. C'è solo una cosa da fare. Ma io ho fretta, sto per compiere il gesto estremo. Attenda il suo turno, figliolo. Rifiutati di farlo, hai una coscienza, usa. Ma ormai è tanto che non la uso. Cosa vuole? Cosa vuole? Mi voglio suicidare. Mi voglio liberare dai peccati, Don Luigi, peccati capitali. Vabbè, ma anche la maleducazione è un peccato. In Serie B, in Serie C, in Serie A ci danno solo di più. Ci danno? Allora non sei nemmeno l'unico. Per perdere una partita non basta un solo giocatore. Domenica prossima saremo in quattro a giocare contro la nostra stessa squadra. Ma la cosa che mi ferisce di più è l'autorete. Non riesco mai ad essere naturale. Io ti assolvo dai tuoi peccati, ma... non è questo che cerchi. Devi fare i conti con te stesso, ancor prima che con Dio. Vai, figlio. Allora? Allora? Figliolo, peccati capitali, il suicidio. Non ci hai pensato. Devo peccare ancora un po'. Scusa, me lo fai un autografo? Ma mi hai scambiato per qualcun altro? No, quello è per mio fratello, un tuo ammiratore. No, mi lasci in pace, ho fretta. Il caimano, cosa ci scommetti? No, lo sai che ci azzecchi sempre. Caimano! 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 Tutto. Anche l'unica persona disposta a rompermi i coglioni gratis. Piaggio, portami al collettivo, almeno lì c'è ancora qualcuno che mi capisce. La cosa bella è che lo chiamate collettivo, ma la verità è che siete sempre di meno e prima o poi vi spazzeranno via. Non aspetti altro, vero? Che ci spazzino via tutti o che ci caccino via, come hai fatto tu? A me non mi hanno cacciato via, Elena, a me non mi hanno cacciato via.
Io sono andato oltre. Dove? Oltre le ideologie, oltre la famiglia, oltre ogni tipo di valore, oltre. Oltre l'amore? Ma sai che ti dico? Che per me può anche andare all'inferno. Elena all'inferno. No. Mi sto preparando per uscire. Capisco. Viaggio? Non ci sono. Eh sì, è proprio quel deficiente di tuo marito. Sì, scusi, ma come ha fatto a riconoscerlo? L'ha visto una volta sola. Suo marito ha una faccia che non si dimentica facilmente. Questo non fa carriera. Si tratta di terrorismo, vero? No. Scommesse clandestine. Quello accanto a lui è un giocatore. Riteniamo che con altri della stessa squadra si faccia pagare per perdere le partite. Suo marito gioca? No, non credo. Come no? Guardi i ladri, nascondino. Beh, a ripensarci, domenica è andato allo stadio. Allora è coinvolto. Ah, non l'ha detto. Per il momento indaghiamo. Dobbiamo arrivare in alto. Incastrare quelli grossi del giro. I calciatori, gli scommettitori che ripagano perché perdono e fanno grosse vincite puntando sulla squadra avversaria. Ma abbiamo bisogno di più prove per volare così in alto. Attento a non fare la fine di Icaro, eh? Beh, potrei guardare nelle tasche. Lo facciamo da anni senza risultati. No, lasci perdere. Ho io un piano. E vedrà che sarà ricompensata per il suo aiuto. Qua direi che scatta la promozione, eh? Cammina. E dove la trovi una scommessa così, eh? Poi scusa, fammi capire. Abbiamo tutti bisogno di soldi, o no? Che qua nessuno naviga nell'oro. Io sì. Caimano. Ma se non sappiamo nemmeno su chi scommettere. Questo chi è? In che squadra gioca? Contro chi gioca? Mo te lo spiego di nuovo. Aldo, tutti i giocatori sono non tanto alti, hanno le gambe storte, sono abbronzati, capelli lunghi. Ci vuoi da me? Te l'ho detto, quello veramente te ne la faccio qualunque. Viaggio, tranquillo. Sei pronto? Pronto. Comincia. No. 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 Era l'ultimo. Ricomincia. No, non ce la faccio più. Toh. No, non fumo. Guarda che non è una sigaretta, erba. Così frecato stai. L'erba ti fumi. Si fuma l'erba. Guarda che non è erba, erba, eh. È erba. L'erba, erba. L'erba, erba. Punto. È genuina, la coltiva Caimano. Coltiva Caimano. L'erba cresce spontanea. Quella mica si coltiva. Magari crescesse spontanea la marijuana. Dai, così ti rilassi e magari torna anche la memoria, eh? Tu, con tanti sensi vanno anche risvegliati. Riprendi, va? Sono sicuro. È uno di questi. Sono uno diverso dall'altro. Prima erano 250, uno diverso dall'altro. Prima erano 250, uno diverso dall'altro. Lui! È lui. Sicuro? Sicurissimo.
Sicuro, sicuro. Sicuro. Sono lignate e tu babbo ci ha girato un tonno, ma giuro che non torno, faccio neuro. Calmati e pensa alla promozione. Diventerai la prima ispettrice donna d'Italia. Sì, e vedrò mio marito dietro le sbarre. E non è il lato migliore della faccenda? Così ce lo leviamo dai piedi per un bel po' di tempo. Brava piccola. E adesso prova la parte. E ricordati che il mitile non deve sentirsi braccato. Ciao amore. Ciao amore. Ciao amore. Dovremmo usare più pizzi. Ciao amore. Ciao amore. Ah, mo torni. Ah, eccolo qui, il futuro ergastolano. Devo provare una cosa difficile, molto, molto rock. Ti faremo cantare, bello, ma tutta un'altra musica. Beh, che fai, parti. Vedi che sei per la storia del terrorismo? Dovrei. Ma parto solo per qualche giorno. Amore mio. E c'è un corso d'aggiornamento. E resterei un po' solo, ti dispiace? No, 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 come? Certo che... Ma vai pure, lavoro, lavoro. Allora? Che è quest'area funerale? Niente. Sono dovuto preparare il caffè latte da solo. Capirai. E non teniamo una lira per fare la scommessa. Eh già. Eh già. Tu. Amen. Non è che diamo nell'occhio tra tutti qua come gli indiani. No. Me misero. Me tapino. Neanche un cent. Tutto ormai alla malora. Amen. E pure tu ti metti, mo. Non bastiamo già noi a farci malinconia. E non leggere a voce alta. Leggi la mente. Come faccio poi a sentire la storia? Sarò anche tapino, ma mi rimane sempre la mia numero uno. Ma scusa, tu a scuola così facevi? Non sono andato a scuola. E chi ti ha insegnato a leggere? Nonna papera. Nonna papera. Oh, e se vendessimo tua macchina? La macchina? Vedi che la macchina, quella per me è... È l'unica cosa che mi rimane, Biagio, Certo che pure tu qualcosa da parte te la potevi pure mettere. Ma che hai fatto tutta la vita? Che ho fatto? Lo schiavo dell'ideologia. Andiamo. Dove? A ritirare i risparmi di una vita. Bamba biera rossa la pio. Caimano, e andia! Qua. Ma mi stai prendendo in giro? No. Il comunismo è tutto di tutti. Allora? E allora che mi ridiano il mio. 300 ore da rostir bracciole.
Agnelli. E non qualunque. Chi? Agnelli? Ma stai scherzando? È Rockefeller. E zio Paperone? È bravo a Caimano. E quello mica un papero qualunque. E a Joe. Eh? Sai che c'avevi ragione. Su cosa? I soldi ti cambiano la vita. Ma io non ne sono più tanto sicuro, sai? Guarda te. Io ti ho cambiato la vita e non avevo un soldo in tasca. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Ma cos'è? Un canto popolare delle tue parti? È una canzone per la messa. Adesso ho capito perché Dio ha smesso di ascoltare gli uomini. E cantagli qualche cosa di più moderno, no? Oh, oh Dio mio! Dio mio! Mio! Wow, wow, anche Giuda! Questa è Giuda. Giuda. Giuda falso, ma non troppo. È la risposta della chiesa a Dio è morto ricucito. Non c'è niente da fare. Tu sei peccatore proprio. Lo riconosci quello col pancione? L'Offio. Va da lui. Punti e gli dai soldi. È semplice, no? E voi mi guardate da qui? E noi ti guardiamo da qui. E tu ci guardi da lì. Vai, va. Ma si sta facendo revisionare la macchina. Ha ricevuto. Ma è fatta là, no? Va bene così. Però io volevo. Ah, metti in sembra a me. Hai capito, all'Offio? Non mi voleva fare la ricevuta. E la macchina? Puntata. Chi che mente? Che mano, accendi, mo che andiamo. Piuttosto conosciuto. Sì, infatti, anche Salumiere. Gli ho detto di mettere tutto sul tuo conto, non ha battuto ciglio. Aldo, digli dov'è il bagno. Nel corridoio, la prima porta a destra. Caimano, corridoio a destra. E a Gio, fare bene le palle degli occhi. Vedi che le patatine non ve le mangiare sopra il divano. Che quella Marissa gli girano quando trova le briciole. Aldo, nessun problema, eh? Ok? Ma tu non hai mai seguito una partita? No. Ah! L'ansia che sale, la birra, le patatine, eh? Dai, accendi la radio che sta per cominciare tutto il calcio.
Marcello Valchi che ha improvvisato la batteria, con Paolo Pompa che ha organizzato il numero di battica di Cristo, con Nicola... Caimano, è a tutte le parti, le devi mettere le mani! Allora, ma non è che tu ci nascondi qualche lato della tua vita privata un po', eh? Di Marisa. Ah, è calva. No, quello per i travestimenti. Una strana. Il Pool Sportivo, in collaborazione con GR1, presenta... Tutto il calcio, minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi. Gentili ascoltatori, buongiorno, stiamo per collegarci nell'ordine con Roma per Roma-Atalanta, con Vicenza per Lanerossi Juventus, con Milano per Milan-Bologna, con Avellino per Avellino Internazionale. Ai microfoni colleghi Enrico Meri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce. Viaggio, a quanto durano le partite? Sempre troppo. Beh, fai come me, rilassati, no? Mark? Prima ti ammazzo e poi ti chiedo scusa. Bella filosofia di vita. Quella è mia moglie. È fissata proprio. Con il poliziesco? No, no, è poliziotto proprio. Glom. Cioè, tua moglie è poliziotta? Vabbè, non ti nascondo che la cosa mi mette lievemente in tensione. Devi vedere a me. Ci vuoca tutta la vita. Una tensione continua. Non se la prenda. Mia moglie neanche lo sa che faccio il poliziotto. Sì, lo sospetta, ecco. Dai, che con questa ci calmiamo. Viaggio. Io sono un po' preoccupato. Perché? Perché dici cominci con quella. Lo dicevo che si drogava. Guarda che non si riferivano proprio a questa, eh? È solo uno spinello, come quello dell'altra sera. Mica t'ha fatto male, no? Ah sì, in fondo mi ha fatto bene. Aspira. Tieni giù il fumo, che sennò non ti fa niente. Ho rotto! Idioti, chissà che cosa hanno rotto. Caimano, e ancora con quelle mani a toccare corsa. Oh, ti sai stare fermo? Ma scusa, non possiamo arrestarli per uso di stupefacenti? Non è per questo che li spiamo. Ma io non posso aspettare che mi distruggano la casa. Dai, quanto l'ho rimonto. Sono quella Marisa, chi la sente? Quella fa una tragedia per tutto. Questo pezzo dove va? Shh. L'hai rotto. Ci hanno scoperti. Oh, ma questo è... È rotto, mi piace. Questo è soltanto un pezzo che avanza e lo mettiamo qui. C'è la rinfusa. E le partite. Ma dove? Sei finito la overdose? Quella è una cimice. Quella fare nel posto accendere un microfono. La tua poliziotta ci spia. Mia moglie. Aldo, che sa di lui? Niente. A parte la lotta armata. Niente. La lotta armata? Aldo, quella sa qualche cosa della scommessa. Ma dove ci resteranno tu? No, per ora no. La polizia taglia soltanto una missa che tiene quelli verdi. È una vecchia tecnica investigativa. Viaggio. O noi siamo verdi o sei? Aldo, noi siamo verdi. Perché possiamo portarli agli altri coinvolti, giocatori, mandanti. Per ora non gli conviene arrestarci. Guarda, non lo sapevo che qua finiva. Ma... Aldo! Mi lava la schiena. Che okay, bene. Ma fa lei terminata in out, mandata a guidare Russa, va a battere.
Serviti del nemico per battere il nemico. Il nemico. Siete in pausa? Avevano acceso la televisione. Riparte all'attacco. Troveranno una bella sorpresa. Impareranno che non si scherza con Paperinik. Ma fanno i cartoni animati questo? Che cazzo ne so io? Controllate, no? Io sono l'addetto alla recezione. È lei che c'ha il televisore in ufficio. Allora vado a controllare. Se poi mi fa sapere. Aldo, non si capisce. A parte la calligrafia, ma non si capisce niente. Ma cosa c'entrano le teorie di San Paolo sul matrimonio? Che invece tutti i tuoi riferimenti, le regole del poker. Il gioco è una metafora della vita. Infatti, la tua vita è una metafora. Invece il tuo matrimonio si fonda sulla fiducia, eh? Ma è, questo è cattiverimo. Facciamo così, si fa tre righe a testa. Si fa tre righe a testa e io le mie le scrivo sul mio matrimonio. E io le cancello. Ah, ma fanculo. Sembra banale. Peggio. Così come va? Col cappello. Questa è quanta bellina questa. Non ti piace la funzione, vedrai come gli passa subito. Che bella. Oh! Nonna Papera e Clarabella? Chi? Io voglio essere Paperini! 3 minuto e noio 0-0. La palla è ora sulle piede del centro attacco ospite. È Pedrini che mette al centro un innocuo pallone che sta per raggiungere l'area avversaria, ma incredibile, un clamoroso liscio del difensore che insacca nella propria rete. Una autorete degna del migliore Nicolai che porta a è finita. Li arrestiamo per uso di stupefacenti. Ah, era ora. Mi sentite? Commissario, aspetti. Non saremo brevi, non saremo coincisi, anzi saremo lunghi, prolissi, dettagliati. Certe cose bisogna spiegarle bene perché vengano recepite bene. Incominciamo dalla lettera di San Paolo agli Apostoli. No, cominciamo col dire che non ci conoscevamo nemmeno. Poi ci siamo conosciuti. Abbiamo scoperto di essere più simili di quanto credessimo. Abbiamo avuto una fede entrambi. Io nel PC, lui in Dio. Una cosa è vera. Abbiamo creduto nell'amore, entrambi. Io sposando Maritza, lui Elena. Per la verità, io e Elena non l'ho mai sposata. Conviviamo, ma sono solo formalità. No. Allora, abbiamo creduto nell'amore entrambi. Io sposando Maritza, lui vivendo nel peccato con Elena. Oggi ci rendiamo conto che forse i nostri sogni erano più simili di quanto credessimo. I nostri ideali hanno vacillato, si sono affievoliti. Poi si sono lasciati travolgere da un'onda che li ha portati su e giù, fino a confondersi nel mare della vita, che ci porterà lontano, in un mondo privo di orizzonti. In un mondo dagli orizzonti infiniti.
avremo come limite soltanto noi stessi. Niente regole, niente differenze. Ma in fondo io lo sapevo che Marissa era diversa da me. Lei voleva emergere, arrivare in alto. Io volevo stare con lei. Mi sarei accontentato di questo. In alto, in basso, non mi importava. Comunque adesso basta con i sentimentalismi. Ora vi diciamo quello che volete sentire. Sappiamo chi prende le scommesse e chi vende le partite. È tutto in un foglio di carta scritto a stampatello che troverete nel terzo cestino dei rifiuti. Svoltato il quarto portico a destra, su via Roma, girando verso via Po. Adesso vediamo se si dicono anche chi sarà il nuovo padre. Sì? Ah, era lei, signor questore. Sì, certo, stavo venendo ora allo stadio. Come? In che senso? Mesi e mesi di indagini. Una prova certa incisa sul nastro magnetico. Distruggi quel nastro. Ma no, perché, signor commissario? Dammi quel cazzo di nastro! Ma come, scusi, tutto quello... Non è successo niente. Nessuna scommessa. Nessuna partita truccata. Nessun giocatore corrotto. Si fa tacere tutto. Ma il questore aveva... Ma quel cazzo di questore. Ordini da Roma. Lo dicevo io che non faceva carriera. Non è mio. Giuda. Giuda mio. Giuda mio. Oh. Giuda Paus. Quanto? Il pieno. Se non metto un po' di musica quando faccio il pieno, io mi annoio da morire. Che non hai mai una lira in tasca. Vado a deposito. Ehi, 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 Caimano, dammi prima un bacio. Ma vuoi dire che di lui ti ricordi di me, no? Di tutto per farti promuovere. Ma che fai? Piangi per quell'imbecille? È un uomo qualunque.
anche una figura. Gulp! E così vingemmo 100 milioni. Quando fa 100 milioni diviso 2? 48. 48 milioni a Bianchi, 48 a me, gli spiccioli a Caimano e il resto al Partito Comunista. In fondo ce li hanno dati loro i soldi per scommettere, no? Ironia della sorte, Biagio ha ritrovato Elena e io ho perso Marisa. Ma siamo contenti tutti e due. Aldo è il nostro amico, lui può dirtelo. È vero, Aldo? Vero cosa? Che siamo una coppia felice. Che lavoro? Vabbè, lavoravo, però cerco lavoro, Che lei stava in casa, sempre. E, che volevamo anche uno di quei cosi... Un bambino. Elena, tutto vero. Eravate una coppia meravigliosa. E tu? Tu che farai? Alla fine ne ha letto pure il Papa, Dici che è uno straniero, un polacco. Ma come? Un Papa comunista? Partiremo tra un mondo.